Siamo stati i primi insieme alla OTC a organizzare questo evento che ha finalizzato a far conoscere a tutti gli ospiti delle strutture turistiche castiglionesi durante la stagione estiva quello che è la cultura e la tradizione, il folklore del paese. Ovviamente è tutto incentrato nei mesi di maggio e giugno, quindi le gare dei sbandieratori, il palio eccetera. Questa è un'occasione per far conoscere a tutti quelli che vengono da fuori quello che avviene, e lo facciamo appuntamenti fissi nei mesi di luglio, agosto e settembre, ogni giovedì appunto, per dare modo agli ospiti anche per una sola settimana di avere comunque una serata dedicata a loro per avere contatto con la realtà del folklore castiglionese. Lo spettacolo classico che facciamo per questo evento è una rappresentanza classica delle nostre figure, che sono il singolo, la coppia, la piccola squadra, la grande squadra, e i musici che si esibiscono di contorno per incoronare tutto quello che comunque è incentrato sugli sbandieratori. Ecco, la priorità, la piazza è degli sbandieratori, i musici rimangono a margine, sono accompagnamento dello spettacolo degli sbandieratori, che sono il fulcro della manifestazione.